Bella raga, qua ZV, bentornati sul mio canale. Allora ragazzi, quest'oggi abbiamo un ospite speciale, Pepios. Ci avete fatto collaborare voi alla fine e vi devo ringraziare. Allora, quest'oggi che cosa dobbiamo provare? Dire tutto, dobbiamo che dire cosa tutto. Andiamo a provare quest'oggi? Andiamo a provare il kebab, raga. Il peggior kebab di Just Eat. È uscito un video anche sul suo canale che troverete qua sotto in descrizione o comunque anche qua da qualche parte nelle schede dove ci sono anche io. Esatto. Quindi ragazzi, andate a bombardare anche quel video perché fidatevi che è una figata, ragazzi. È una figata. Si tratta di McDonald's, andatela a vedere, fidatevi di me. Allora facciamo così: tu hai provato la peggior pizza. Esatto. Adesso proviamo il peggior kebab. Vai. E se questo video dovesse arrivare a 20.000 mi piace, che non ci arriverà mai perché sono tantissimi, sul tuo canale dobbiamo provare il peggior sushi. Allora, io l'ho fatto, una malattia. Esatto, io l'ho fatto sul mio canale. Fidati che non è stata una bellissima esperienza. Io già con la pizza l'ho fatto ed è stato orribile. Coca-Cola scaduta da 2 anni, vi ho detto tutto. Sinceramente ho paura del kebab perché non so. Cioè, il kebab, capito, è una cosa abbastanza. Sì, infatti, perché già è strano un po' di suo kebab, ma speriamo almeno che non è così schifoso. Vabbè, io comunque ho trovato le peggiori recensioni qua. Vai. Quindi te le leggo. Tu, vai, sì. Tu devo vedere le tue facce, ok? Sì, allora, Giulia ci scrive, prima di tutto gli dà una stellina e poi scrive: pessimo, il ragazzo della consegna ci ha dato 4 euro di resto anziché 10. Ah vabbè, dai. Ed una volta chiamato il negozio per riferire l'accaduto ce ne ha detto che non potevano parlare perché erano impegnati, capito? Pure capito? Vabbè, diciamo che sono scortesi, fin quando il kebab è buono ci può. Infatti, fin quando il kebab è buono, qua scrive: inoltre il cibo è scadente e per niente. Perfetto. Perfetto. Benissimo. Prince invece ci scrive, anche lui una stellina: è pessimo cibo, vecchio e freddo. Ah, allora sarà una bella giornata. Sarà proprio un kebab così di lusso, da 3 stelle Michelin. Cracco, spostati. Jacopo invece 3 stelline, quindi beh, vabbè, però scrive vergognoso. Ok. 3 stelline e poi va a scrivere vergognoso. Forse ho sbagliato a prima, 3-1. Mi sa. E infine Andrea Coria, ma poi vabbè, infine ce ne sarebbero anche tantissime altre, ma mettiamo questo perché sennò poi il video non inizia. Esatto. Mai. Kebab mediocre, patatine crude e non fritte quasi. Almeno il piccolo omaggio, ma non vale la pena secondo me. Qual è il piccolo omaggio poi? Cosa ci arriva secondo me di piccolo omaggio? Un piccolo turco che ci cuce kebab per una settimana. Cosa sarà il piccolo omaggio? C'è una sorpresa. Io sono curioso di questo piccolo omaggio. Solo per il piccolo omaggio vale tutto sto video. Comunque ragazzi, allora ordiniamo. Vai. E attendiamo. E attendiamo. Dai, questa volta però me lo offri tu. Ok raga, hanno suonato, vai tu? Sì, vado. Vai, ecco, ecco. Ci hanno messo un sacco. La madonna. Ci hanno messo un sacco di tempo, raga. Veramente, tipo ritardo 40 minuti, una roba del genere. Vieni, vieni. Ma le patatine le avevi ordinate, sì. Sì, le patatine se non erro stavano nel menù. E l'omaggio qual è? Fai vedere un po' l'omaggio. Aspetta. Allora, la coca. Ma non ci stavano 2 coche nel menù? Mi pare di sì, stava scritto. Allora, vabbè, dovrebbero essere 2 le Coca-Cola. Vabbè. Le patatine, apriamole con lo scotch. Con lo scotch. Raga, che professionalità, ragazzi, che professionalità. Le patatine con lo scotch. Ok. Beh, c'è un regalo di tovaglioli. Ammazza, oh. Olio fritto, rifritto e rifritto. Comunque sembrano più colorate dalla videocamera. È vero, sono molli. Sono mollissime. Raga, no, sono mollissime veramente. Non sono croccanti per niente, va. Guarda. Cioè, non crocchiano. Le immagino i panini, veramente. Vabbè, non è che ti puoi aspettare molto un kebab dove stanno le recensioni basse. No, infatti. Ma la piadina, meno piadina. Ah, ok. Vabbè, dai. Andiamo. È un salame, non è una. Ma è. Oh, ma c'è la muffa. Guarda. No, non sarà muffa. Cioè, oddio. È tipo. È viola. Ma questa, questo qua. Ah. Questa è la cipolla, questo. No, non penso che sia muffa. No, no, non sarà. Raga, guardate qua. Aspetta. Qua ha un colore diverso. Ma non penso che sia muffa. Ma dai, forse è il. No, più che altro, ragazzi. Cioè, veramente spero che si veda. È tipo tutto sgretoloso sto coso. Ma è una roba strana. Scusa, aspetta, avvicina la videocamera. Fai un inquadro. Ah, guardate. Ah, guarda qua che bello. Tutto sgretoloso. Sì. Sai cosa mi sembrano? I pezzi tipo di carne, di zombie, di Minecraft. Sì, quasi. Proprio una grandissima fame adesso con i pezzi di zombie di Minecraft. No, ma il mio è più schifoso del tuo. Cioè, perché c'ha. Guardate, tipo qua è crudo. Guarda, si vede che è crudo, è bianco. Sì. Qua no, è colorato. Il mio. Qua è viola. Il mio sembra una ciabatta. Serio, sembra veramente una il ciabatta. Il mio è una ciabatta. Cioè, poi qua è colorato. Qua dietro è viola. Forse ha preso il colore di qui, quindi. Sì. Sicuramente. No, no, no. Cos'è? È il coso, il cavolo.
No, questo qua di solito è buono il cavolo, a me di solito piace. Quindi, allora, sei pronto per... fammi un attimino... Guarda, io l'assaggio dalla parte... dalla parte crudo o dalla parte del cavolo, forse il cavolo. Allora... ma perché a te è quel colore bello acceso, a me è bianco? Ma perché è la ciabattina la mia? Ma è più bello, guarda! Cioè, ragazzi... raga, non c'è paragone, è lo stesso panino, ma non c'è paragone. Voi l'avete mai mangiato il kebab? Fatemelo sapere. Questo video non deve essere proprio fatto. Sono fatto pure male. Parte 2. Ragazzi, voi lo mangiate il kebab, mi raccomando. Ragazzi, voi lo mangiate il kebab, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Sì. Ah, non è che il mio è un panino, la tua è una piadina? Ma guarda, non lo voglio neanche sapere, ormai ho perso le speranze. Vabbè. Vai, spero che è buono. Cin cin. Sì, sì, sì. Se riuscissi a masticarlo, magari. Raga, guardate, ve lo giuro, ve lo giuro, con qualsiasi cosa volete al mondo, ve lo vorrei far assaggiare, è carta. A meno che ho mangiato la carta. Invece no, ti prego, assaggialo, tira il morso, è carta. Cade tutto. La puccia, ma che cavolo è? Dai, di carta. Non si sente proprio. Ma va schifo. Questa patatina fucsia? Ma non lo so, è meno classico. Ragazzi, allora, questo, se mangio la busta, è uguale, ve lo giuro. Io in vita mia non ho mai mangiato di kebab, ve lo dice uno che è sempre kebab. Mai così schifoso in tutta la mia vita. Ma poi c'è una cosa strana dentro. Mi sembra... a parte gli scherzi, fa veramente cagare. È di carta. È di carta veramente, fa schifo. Il mio invece è mangiabile perché mi sembra veramente di star mangiando... della stoffa, ragazzi. Della stoffa. Guarda, sono sconvolto. No, ma è questo. È tipo crudo. Ah, ma la piadina. La piadina è cruda. No, veramente, se riesci a mangiarlo tu con tutta la buona. No, vita. Vabbè, chiudiamolo, magari. Si conservalo. Glielo lasciamo a Talox. Guarda, ce la fa, poverino. È una fogna. No, allora io. Tu lo sembra più invitante, dai, rispetto al mio. Il colore più acceso. Ma saranno due cose diverse. Aspetta, qualcosa in bocca. Cosa? Qualcosa in tuo. Madonna. No, raga. Che cazzo è? No. No, non ci sto credendo. Ehi, fa vomitare. No, aspetta. Ma glielo posso far vedere in camera? Ma guarda, basta che lo fai vedere a me perché sto per vomitare. No, ma spero che non sia. Cioè, a me sembra. Aspettate, ragazzi. Ok, non ce la faccio. Ti prego, Jack, toglielo davanti alla vista. Toglilo. Aspetta, 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 aspetta. Spero che si veda. Cioè, ragazzi, ma non capisco se sia un'unghia. No, è un'unghia, un'unghia. No, ma secondo me, cioè, è impossibile che sia un'unghia, ragazzi. Dai, è impossibile, veramente. No, quella è un'unghia, fidati. È un'unghia, 200%, si vede lo schifo. Ti do 1000 euro. No, ma neanche se me ne di 10.000 lo mangio. Vomito, non ce l'ho, vomito, toglilo davanti. Dai, io non ci voglio credere, non è possibile. Ma secondo me no. Ma secondo me sarà tipo qualche seme di papavero tagliato male, qualcosa. Io sono sicuro che è un'unghia. Sono sicuro, sì. Me la sono messa in bocca, tra l'altro. Madonna, non farmi ci pensare, sto per vomitare. No, mi è salito un attimo un colat. No, veramente, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. Mi era salito un conato, veramente. Sto pensando che ho mangiato un'unghia di un egiziano. Mi sta salendo. Forse se fossi di un italiano sarebbe lo stesso schifoso. Aspetta, non sto prendendo veramente. No, però veramente. No, a me veramente, veramente. No, oddio, è caduta dentro la pappetta. Aspetta. Aspetta. Eccola. No, sì, raga, è un'unghia. Brucia tutto. È un'unghia. Butta tutto, guarda, veramente. Io non ce la faccio più ad andare a sti posti schifosi. L'altra volta ho trovato un capello. Oddio, vuoi prenderla in mano? No, toglielo davanti. Ti vomito sulla videocamera. Ma come fai a toccarla? Ragazzi. Ah, scendi, che schifo. È un'unghia questa cosa. È un'unghia, sicuro, ragazzi. Non è. Dai, che schifo, figa. Ma se non la volevi annusare? No, toglielo davanti, buttala. Che poi come fai a perdere? Scusa, mo, i panini. Ma guarda, poi... guarda il botolo qua di schifo. Ma poi, tra l'altro, no? Questo. Ma io. Allora. Tu l'hai mangiata. È questo. È questo, ragazzi, che io era tipo fra i miei denti. Allora, mi devo sboccare. Allora, tu devi pregare, cioè devi dire grazie che è capitata a te e non a me, perché io ti avrei sbroccato sul tavolo. Cioè, io sono schizzato. No, non è che ho il computer lì. Non ce la fa, io ho lo stomaco debole, non ce la faccio. Sì, tu già volevi darlo via perché era un po' di carta, figurati a trovare. No. Cioè, allora questo è oro in confronto a quello. Ma poi l'unghia è enorme. Quanto c'era grosso il dito questo? Ma come ha fatto a perdere un'unghia? Cioè, vedi tagliato il kebab, si è tagliato l'unghia presto. Ma vedi che è. Meno male che le cose le riprendiamo. Vuoi? No, no. Meno male che le cose le riprendiamo. Vabbè, la rimetto. Butta tutto, guarda, veramente. La rimetto nel coso qui. Guarda, ti direi anche. Sì, buttiamo tutto. Ti pare, non riesco a. No, no, ti direi pure daglielo a qualche povero. Però, no, poverino. Anzi, sai cosa faccio? Ti taglio pure l'unghia mia. Vai.
No, veramente, sto panino qua adesso lo buttiamo perché io, cioè... Io penso che abbiamo battuto qualsiasi record. No, magari, cioè, io non poi penso. Tanto adesso sicuramente penseranno che sia fake. Ma magari fosse fake, io continuerei a mangiare, butta tutto. No, mo pura, sai che ti giuro, pura pure di bere la coca anche se... Ah, controlla, pure scaduto come la mia, vedi sotto, vedi? Sotto sta la scadenza. No, 13 novembre 2019. Almeno questo. Okay. Ketchup e maionese più che altro. Parte la grandissima marca Corona, proprio marca di ketchup. Chi non conosce il ketchup Corona, cioè. Eppure senza glutine. Ah, vabbè. Senza glutine con l'unghia. Questo era l'omaggio. Era la sorpresa. Dio mio. Era l'omaggio che dicevamo all'inizio. L'unghia era la sorpresa. Ma ci stai credendo? No, l'Happy Meal. Io spero che tipo ti sei messo d'accordo col pizzo, col coso, mi stai facendo un prank. Il prank, guarda, il prank è che mi sono mangiato un'unghia fra i denti. Ma infatti che io l'ho visto che la sputava in diretta, questa è la cosa bella. Il prank, sai qual è il prank? Questo è il prank. Questo è il prank. A noi ce l'hanno fatto, l'egiziano. Metto l'unghia dentro il kebab di ZV e Pepios. No clickbait. Cioè ci andranno di mezzo tutti i kebab, capito? Perché... Come fai ad ordinare di nuovo da Just Eat? Cioè devi trovare uno con le recensioni altissime per fidarti. Ma che poi adesso sai cosa farei se avessi, se non mi schifassi? Aprirei il kebab e controllerei tutto, no, ma no, non no, ce la faccio neanche più, raga, mo butto tutto, veramente. Ciao, quel sushi. Che veramente... cosa vuoi trovare più nel sushi? Cioè, guarda, tu hai trovato i capelli, io ho trovato l'unghia. Ci troviamo un topo morto dentro al pane, al coso, al pesce. Vabbè ragazzi, noi ci vediamo, vuoi fare anche un saluto? Ciao ragazzi. Ciao.